video torta, ricetta torta al cioccolato e all'acqua, senza uova, senza burro, senza latte. La ricetta l'ho vista da Fit Clear, l'ho già fatta 3 volte, questa è la 4ª ed è buonissima. Passa soffice con lo zucchero a velo sopra come decorazione, insomma, perché si rompe un po', sta in forno a cuocere, si rompe la parte superiore, insomma. Su Instagram Fit Clear, la pagina di una ragazza bravissima. Poi vi farò anche la cotoletta, le cotolette di ceci o i tortini con i ceci. Gli ingredienti di questa torta al cioccolato sono 100 g di zucchero bianco o eritrolo, 200 ml di acqua, 170 g di farina 00 o di farro, 50 ml olio di semi di girasole, 8 g di lievito per dolci vanigliato, 30 g cacao amaro e uno stampo da 20 cm rotondo. Il forno lo preriscaldate, come prima cosa da fare, preriscaldate il forno a 180 gradi, poi dopo aver pesato tutti gli ingredienti li mettete in una ciotola grande, mescolo verso il composto, nella teglia con carta da forno e cuocio appunto nel forno statico 180 gradi per 45 minuti. Adesso la facciamo insieme, a dopo. Fatela anche voi, questa ricetta è buonissima e facilissima. Thank you.
ASMR. Adesso apro i ceci, li frullo con un po' d'olio, un po' di sale, se volete l'aglio, se no anche senza, frullatore a immersione, ok? Poi faccio un impasto con il pan grattato, se ce l'avete, se no solo formaggio grattugiato, se no un po' di farina di ceci o farina 00 magari va anche bene. Io adesso il pan grattato non ce l'ho, userò solamente il formaggio grattugiato, il parmigiano grattugiato. Faccio poi, dopo aver frullato tutto con l'olio eccetera, i ceci li frullo, faccio dei tortini o impastate con le mani se l'impasto è denso, se il composto è denso, se è un pochino liquido perché magari mettete troppa acqua, una tazzina di acqua, anche meno, ma a volte anche senza acqua va bene. Fate dei tortini o delle cotolette con lo stampo, con il coppa pasta sia rotondo che rettangolare o più piccolo, più grande di quello che ho io come coppa pasta, io quello piccolo lo uso, va benissimo. Ok, allora adesso che avete fatto, se avete fatto anche voi questa ricetta, cuocete in forno 10 minuti 180 gradi, forno preriscaldato statico. I tortini sono questi. Se voi con il coppa pasta fate delle formine rotonde, poi togliete il coppa pasta, potete fare delle cotolette tipo quella, ok? Quindi con i ceci, senza farina di ceci, con il pan grattato, senza uova, se volete potete usare le uova ma io non le uso, con il pan grattato, con l'olio, sale fino, olio evo, fate sia i tortini che le cotolette di ceci. Ci vediamo dopo la cottura, tanto rimarranno praticamente uguali, la forma rimarrà questa, devono rimanere morbidi. Adesso io senza pan grattato sono un po' liquidi, però sono buoni. Ok, quindi provateli, assolutamente buonissimi, non diventano scuri assolutamente, non cambiano la forma, rimangono così, rimangono un po' molli, la carta diventerà marrone, ma l'importante è che sono buoni. Io li ho già fatti un sacco di volte, quindi provateli anche voi. A presto. All'acqua e al cacao.